Fotografica ad Ancona catturerà l'essenza del tuo business con scatti creativi e video professionali. Che tu gestisca un ristorante, un negozio o un'azienda turistica, ogni immagine valorizzerà la tua unicità al massimo. Contattaci al 339 440 60 24, anche WhatsApp o tramite i nostri canali social. Esalta la tua attività. Affidati a Alessandro Silenzi Fotografica. 339 440 60 24. Spot. Ma no, 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 non è possibile! La bolletta è aumentata ancora! Stanco di tariffe luce e gas che non mantengono le promesse? Affidati ad un team di esperti scelti da noi, subito pronti a consigliarti la migliore offerta sul mercato. Chiama il numero 379 1091 910 dicendo dove hai ascoltato questo messaggio. I nostri consulenti ti sapranno consigliare la migliore soluzione per il tuo maggior risparmio. Cosa aspetti? Dai nuova vita ai tuoi consumi. Riparti con New Energy Luce e Gas. Chiama il numero 379 1091 910. Spot. Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione ed allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità. Spot. Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13. Radio Tua. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città. Questo programma è offerto da Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia. Metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima. La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua, ovviamente all'interno di Punto Biancorosso, quello del mercoledì, tappa d'avvicinamento al match, sembra strano, ma una volta tanto ci avremo un match domenicale, lo commentiamo con Giuseppe Poli, Resto del Carlino. Ciao Giuseppe. Buon pomeriggio, ciao Stefano, buon pomeriggio agli ascoltatori. Fa un po' strano pensare che giocheremo di domenica, che non siamo più abituati. Credo che sia la prima partita interna di domenica alle ore 14 di tutto il campionato, se non ricordo male. Pensa tanto, alle ore 14 di domenica, probabilmente. Tra altre cose, saremo gli unici a giocare per questa 25esima giornata. Tutti venerdì e sabato. Quindi, domenica l'unica partita è Ancona Olbia. E quindi arriveranno però un po' più riposati per quello che riguarda l'infrasettimanale. Le altre squadre. Ancona arriverà un po' più riposata invece a questa partita con l'Olbia. Sì. C'è sempre il rovescio della medaglia. Allora, ci abbiamo girato attorno. Ovviamente in apertura dobbiamo un po' parlare di quello che non è successo. Di quello che non è successo al mercato, ovviamente. Al mercato. Credevi che te la scampavi, no? Abbiamo fatto la puntata lunedì su questo argomento, ma serve anche un tuo commento su questa mancato arrivo di qualcosa di interessante. Io penso, allora, il punto facciamolo, Stefano, come no, assolutamente, però io penso che bisognerà tracciare una riga e cominciare a guardare avanti in futuro, per il futuro della squadra, sto cercando intanto di capire se riesco a sentirmi meglio. E allora, il punto sul mercato,
non è arrivato Rolfini, non è arrivato Orfinotto, l'Ancona sicuramente ha fatto una pessima figura al calciomercato che si è concluso la scorsa settimana, ma soprattutto quel che è peggio non è tanto la cattiva figura, ma il fatto di non aver portato non solo non aver portato un attaccante ad Ancona, ma non aver portato quell'attaccante, anzi i due giocatori definiti strong da Patron Tiong in occasione del 21 gennaio scorso, quando ha fatto la conferenza stampa in sede, i due giocatori che aveva promesso. Quindi non solo è arrivato il centrocampista dal Giuliano, no, Vojatic, sì. Però non è arrivato né Rolfini né un'alternativa a Rolfini. Ora sicuramente è successo qualcosa, sicuramente le cose non sono andate nel modo giusto, non credo, qui lo dico subito a scanso di equivoci, non credo assolutamente che non ci fossero i soldi per fare l'operazione. C'erano i soldi per fare l'operazione per Rolfini, che non sarebbe arrivato ovviamente svincolato a zero da parte del Vicenza, e quindi ci sarebbero stati i soldi anche per fare il passaggio per tesserare Finotto. Che cosa è successo però esattamente ce lo devono spiegare ancora nessuno. Ma tu hai capito qualcosa questa trattativa con Vicenza? Prima diceva che è anche commentato sul sito specializzato del Vicenza, no? Adesso, no, lasciando perdere quello che potrebbe arrivare da Fonte Ancona, ma da Fonte Vicenza all'inizio diceva Rolfini c'è una trattativa in corso, queste le uscite che facevano proprio da casa Vicenza, ma se non arriva delle monache Rolfini non si muove. Ma io penso che sia stato un misto tra teniamoci Rolfini perché non si sa mai e una ripicca nei confronti del giocatore che invece aveva manifestato apertamente il desiderio di tornare ad Ancona, di andarsene, pur essendo sotto contratto. E a cui comunque Vicenza aveva detto chiaramente che non avrebbe rinnovato il contratto, quindi rimane la scadenza di giugno. Del prossimo giugno, esattamente. Quindi un giocatore che sa che il contratto non gli è stato rinnovato, bloccato fino a giugno, che se ne vuole andare... Ma per, come diremo noi ad Ancona, per tigna, per dispetto, ti tengo probabilmente qui. Il Vicenza non l'ha mollato, e facendo un doppio dispetto, perché sì, il secondo dispetto l'ha fatto all'Ancona, l'ha fatto a tutti i tifosi anconetani che si aspettano di vedere Rolfini. Tra l'altro le due squadre non giocano nello stesso girone, quindi il problema per il Vicenza poteva essere soltanto un problema o di principio o un problema economico o entrambi i casi, ma mi risulta che i soldi per fare l'operazione ci fossero e le squadre e le società fossero già d'accordo da tempo su questa cosa, però d'accordo da tempo ma con il dettaglio che poi si è rivelato il dettaglio fondamentale. Ci ridiamo ma c'è poco da ridere, l'Ancona si è ritrovata col Cirino in mano, si è ritrovata senza di lui, senza questa alternativa che poi era emersa nell'ultimo giorno di calciomercato a Milano, che era quella dell'ex SPAL Finotto, che era sicuramente un bel profilo, un bel giocatore, un giocatore che mi sarebbe piaciuto vedere a fianco a Spagnoli, un giocatore d'esperienza, un giocatore fisico, un giocatore veloce a quello che hanno descritto, però non è arrivato neanche lui. E secondo me adesso c'è il mercato degli svincolati, ci sono diversi nomi che si fanno, secondo me l'Ancona dovrà fare molta attenzione se vorrà acquistare un giocatore sul mercato degli svincolati, perché poi bisogna vedere chi arriva, bisogna vedere in che condizioni è, soprattutto visto e considerato che poi il gioco di Colavito è piuttosto dispendioso, no? Dal punto di vista fisico, energetico, e l'Ancona al momento è questa, deve contare sulle sue forze. Sicuramente la partita di Alessandria è una partita che un'altra delle partite deludenti dell'Ancona, però ricordiamoci comunque che non c'erano Mondonico, Prezioso e Sacco, tre giocatori che comunque incidono sull'economia del gioco di Colavito. E che dire, speriamo di vedere un'Ancona completamente diversa ma soprattutto vincente nella partita già di domenica contro l'Olbia. Umori decisamente come possiamo dire, non euforici da parte dei tifosi. Lunedì anche post comunicato della società con Tiong, che praticamente non risponde o
posticipa, diciamo così, la decisione, le eventuali decisioni alla fine della stagione in corso. Certo. Quindi incertezza sotto questo punto di vista, perché mancano delle risposte concrete anche per la figura fatta, no? Insomma, il presidente dice arriverà questo giocatore, arriverà un altro giocatore invece per il centrocampo, e poi invece il mercato ci ha prospettato quello che ci ha prospettato. Quindi c'è un po' di, vogliamo dire, smarrimento da parte dei tifosi biancorossi. C'è smarrimento da parte della piazza, c'è richiesta di chiarezza, ovviamente quella chiarezza che stenta un po' ad arrivare in questo momento. Questo è probabilmente tutto quello che sta succedendo, è figlio di una stagione nata male e che si fatica a raddrizzare. Gli errori sono stati tanti, li abbiamo sottolineati ripetutamente, vedo anche ti stanno scrivendo quali nomi girano tra gli svincolati, ma finora sono girati nomi da Falco, che è stato accostato all'Ancona ma che andrà in Serie B, a Galano, a João Silva, giocatori che però sono stati già scartati per le loro, probabilmente per le condizioni fisiche. Questi sono i nomi che sono circolati, però sicuramente ce ne saranno altri. Gli svincolati sono tanti. Tra l'altro ho visto Andrea Poli, il mio omonimo, che è andato alla Pro Sesto proprio oggi. Quindi tra l'altro, insomma, uno svincolato illustre con un bel passato di Serie A e di Champions League. E che dire, al momento, come ho detto, l'Ancona è questa, e quindi Galano mi risulta, sto rispondendo a Gianfranco, Galano mi risulta che sia stato già scartato dall'Ancona come ipotesi. Quindi di discorsi di questo genere se ne faranno e di continuo in questi giorni, però secondo me bisogna fare attenzione, come dicevo, l'Ancona ormai, l'Ancona è questa, vediamo se riuscirà a rinforzarsi. Anche perché sul mercato, se usciranno dei nomi e verranno calcati pesantemente quei nomi, poi questi non arrivano, sarà un'altra doccia fredda, quindi anche sotto l'aspetto di far nomi buttati così bisognerebbe andarci un po' coi piedi di piombo. Ma infatti, Stefano, io ci andrei appunto cauto su questa cosa, perché poi bisogna vedere, capito? Bisogna vedere quello che valgono questi giocatori, bisogna vederli in campo. E magari l'Ancona darà la possibilità a qualcuno di venire a provare, di vedere come sta. Vediamo. Al momento i nomi che mi risultano sono questi. Però, ripeto, secondo me ci sono due giocatori che potrebbero uscire rinvigoriti da questo mese di gennaio, che sono Paolucci, che ha rinnovato il contratto ieri, ed Eramo, che è un giocatore che è stato reinserito nella lista dei 24, e più passano le settimane più sarà in condizione di poter dare il suo apporto alla squadra di Colavitto. Sono due giocatori sui quali punto molto da qui alla fine del campionato. Chissà che non siamo fortunati in una stagione sfortunata, Stefano, chissà che magari non siano proprio loro i due giocatori in grado di dare un qualcosa in più, di dare quella percentuale in più di performance all'Ancona, che permetta all'Ancona di ottenere i risultati che la devono portare alla salvezza diretta. Certo, non dobbiamo guardare in casa degli altri, però se è come stiamo vivendo noi, questa è una stagione che è nata male, io non oso immaginare che cosa si possa respirare in casa della SPAL. Forse paragonando anche l'investimento, forse è la squadra più deludente del campionato, soprattutto in rispetto al monte ingaggi che paga. Poi questo è un tema che discuteremo anche con uno dei nostri ospiti. Ricordo che nelle ultime sei partite poi si può vedere qui dal grafico, nelle ultime sei partite la Recanatese ha fatto un punto e ultima in classifica, poi c'è il Pineto che ne ha fatti due, l'Olbia che ne ha fatti tre con una vittoria, poi l'Ancona e sopra l'Ancona Spalle e Fermana con cinque punti fatti da una vittoria e due pareggi. Questa è la situazione in fondo alla classifica guardando le ultime sei partite del campionato. Non è una bella fotografia,
Però questo è la SPAL è in difficoltà come l'Ancona, forse con voglio dire complessivamente con qualche punto in meno, ma nelle ultime sei con un punto in più poco cambia. L'Ancona deve guardare in casa sua, deve guardare soprattutto a quella che sarà la prossima partita, partita per partita. Tra l'altro ricordiamo che c'è anche l'infrasettimanale in programma per l'Ancona mercoledì prossimo al Benelli di Pesaro contro la Vis, quindi altra partita cruciale per la salvezza, perché è un'altra squadra che lotta appunto per evitare i play-out. Poi ci sarà la Carrarese in casa e poi ci saranno altre due partite fondamentali di cui in questo momento non ricordo, ma dopo le vediamo magari. Guarda che io sono già pronto, c'ho tutto qua, guarda, tu allora, chiedi. Dopo l'Ancona Carrarese ci sarà l'altra partita in casa con il Rimini e poi la partita con l'Arezzo, appunto altre due partite scrivo oggi, insomma ho scritto ieri sul giornale di oggi, altre due partite che sono insomma con squadre che se non sono in zona play-out però non sono in zona play-off o comunque sono in una zona e con un valore di squadra che sono assolutamente alla portata dell'Ancona, insomma, non perché la Carrarese non lo sia, però la Carrarese sta facendo un campionato ben diverso. La partita in casa con il Rimini e la partita di Arezzo secondo me sono due partite che valgono il confronto con la Vis Pesaro e con l'Olbia, nel senso che sono due squadre comunque alla portata dell'Ancona, due squadre con le quali si deve fare risultato. D'altra parte, se l'Ancona non fa risultato con queste squadre qui, dirette concorrenti per evitare i play-out, con chi lo deve fare? Non possiamo certo sperare che faccia tutti i punti che deve fare con le squadre più forti del campionato, no? Quindi è chiaro che bisogna sfruttare anche l'occasione. Queste sono partite importanti. A Pineto l'Ancona ha dimostrato di potersela giocare, di poter andare a vincere su certi campi. Io penso che un altro campo su cui dovrà dimostrare tutto il suo valore, tutta la sua voglia di salvezza sarà il campo dell'Arezzo. E ora insomma che andiamo avanti bene anche in casa, soprattutto in casa. Sax ci fa una citazione, dice: numericamente siamo a posto. Sappiamo chi l'ha detto, che ci ha spiazzato completamente questa frase all'epoca. Poi ci arriva il buonasera da Fabio Florio. Raffaele che ci scrive: questo perché la società Vicenza è forte mentalmente ed economicamente, quindi si può permettere di non sottostare ai voleri dei giocatori. Vedi caso Simonetti da noi. Esattamente, questa è un'analisi proprio lucida da parte di Raffaele di quello che è successo, probabilmente almeno quello che sappiamo noi essere successo col caso Rolfini. Piero ci dice: Radio Tua, un'opinione sua sulla effettiva capacità economica di Kanil Pardon Tiong. Gioca su questo binomio il nostro amico Piero. Diciamo che per quello che riguarda Tiong sappiamo che la società insomma ha potere per investire. Io non sarei preoccupato, Stefano, sulla solidità finanziaria. E lascerei perdere adesso le parentele, il nonno, eccetera. No, io non sarei preoccupato della solidità finanziaria di Mr. Tiong. E del progetto, perché ricordiamo che dietro c'è un progetto di investimento per quello che riguarda il centro sportivo, che è, se da una parte viene visto male da una parte dei tifosi, però dall'altra parte abbiamo sempre detto che è una garanzia per quello che riguarda il futuro. Certo, però ricordiamoci che dei tre pilastri, no, che sostengono il progetto che ha portato ad Ancona Kanil, cioè quello della prima squadra, quello del centro sportivo e quello del settore giovanile, non si può fare a meno dei risultati della prima squadra. Assolutamente, perché i risultati della prima squadra poi coinvolgono la città, poi creano entusiasmo o diversamente creano disappunto. Però io credo che in questo mese di febbraio, con la conferma di Paolucci e soprattutto con la firma che attendiamo per la prossima settimana o per la settimana successiva dal notaio per l'acquisto del terreno che dovrà diventare centro sportivo, penso che queste due cose unite insieme potranno cominciare a ammorbidire un po'
la problematica che è sorta con il disappunto, no? Che è sorto con la vicenda del mancato acquisto di un attaccante e di un centrocampista di valore sul calciomercato di gennaio. Per il resto però non possiamo sempre pensare soltanto a ciò che non è stato fatto, o agli errori degli arbitri, o agli episodi, o a quello che è avvenuto, o ai rigori non dati. Bisogna anche pensare che poi domenica si va in campo, c'è un'altra partita, c'è un'Olbia da battere, c'è un risultato da ottenere a tutti i costi, e c'è da stare anche vicini alla squadra, che in questo momento ha bisogno, naturalmente, come sempre, del supporto del suo pubblico per riuscire a portare a casa un risultato indispensabile per la salvezza. E questa è la situazione. E a proposito della risposta e controrisposta tra società e tifosi, sicuramente quello che possiamo dire che ha lasciato a monte di tutto un po' di punto interrogativo è stata comunque il fatto che Canil abbia ceduto a Tiong la società. Quando l'Ancona Metallica era arrivata ad Ancona con il grande appuntamento alla Mole, dove era stato accolto il presidente Canil per questa sua avventura dorica, tra le varie cose, insomma, era stato detto che non sarebbe cambiata la proprietà velocemente. Adesso non ricordo se erano 5 anni in cui si era impegnato. Adesso, comunque, Canil si era impegnato moralmente per gestire l'Ancona Metallica per un periodo. E il fatto che velocemente in realtà abbia poi ceduto la maggioranza a Tiong, quello ha lasciato un po' perplessi, no? Guarda, non ricordo questo dettaglio della chiacchierata di Canil al suo arrivo ad Ancona, però sono cose, Stefano, che succedono nel mondo del calcio. Tiong è un appassionato di calcio italiano, e quindi penso che ci tenga la sua creatura, e sono convinto che questo si vedrà nell'arco degli anni. D'altra parte non vedo perché avrebbe dovuto raccontarci di obiettivi a medio termine, a lungo termine, di sogni di Serie B e di Serie A, se questo non dovesse corrispondere alla realtà. Evidentemente è il suo modo da imprenditore del sud-est asiatico, quindi con una mentalità probabilmente anche diversa dalla nostra, di vedere quella che è la realtà aziendale dell'Ancona in questo momento. E io quello che spero intanto è di non essere di non dovermi ricredere di quello che sto dicendo, ma do fiducia a Tiong e alla società, nella speranza che ci faccia vedere che quello dell'ultimo giorno di calciomercato è stato soltanto un incidente di percorso. E allora confidiamo su questo, ci fermiamo, linea alla pubblicità, e poi si inizia la nostra puntata. Voi continuate a scrivere i vostri pensieri e cercheremo poi di rispondere anche ad alcuni quesiti e pungolature che ci state pubblicando. State con noi 334 35 20 488 oppure, come state facendo, anche sulla nostra pagina Facebook. Tutto bianco rosso. Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe protegge con stile. Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli. Ma no, 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 non è possibile! Stanco di tariffe luce e gas che non mantengono le promesse? Affidati ad un team di esperti, subito pronti a consigliarti la migliore offerta sul mercato. Chiama subito il 379 10 91 910. I nostri consulenti ti sapranno consigliare la migliore soluzione per il tuo maggior risparmio. Cosa aspetti? Riparti con New Energy Luce e Gas. Ricordati di dire che hai ascoltato il messaggio su Radio Tua. Per te un utile omaggio.
379 10 91 910 o manda un messaggio al nostro numero WhatsApp. Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita, perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni. Chiama Radio Tua al numero verde 821 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città. Punto Biancorosso. Rientriamo in diretta all'interno di Punto Biancorosso in questa puntata del mercoledì che farà da ponte, insomma, dalla chiusura del mercato a una delle partite, non posso dire più importanti, ma sicuramente importante come lo saranno le successive per il cammino dei biancorossi, soprattutto per quello che riguarda la classifica. E lo facciamo subito, si parte, vai! Allora, siamo col primo ospite che è Paolo Giampaoli, detto Paolino, amico, collega, corrispondente per la Gazzetta dello Sport. Benvenuto a Radio Tua, Paolo, innanzitutto. Ciao, buonasera, ciao Giuseppe, ciao a tutti. Allora, partiamo dal rinnovo di Lorenzo Paolucci, ufficializzato dalla società ieri. Un segnale importante per il giocatore, ma un segnale anche per la piazza. Paolo, che ne pensi? Ma sicuramente la riconferma, il nuovo di Lorenzo Paolucci è un punto dal quale devi partire dopo il successo post mercato. La conferma serve anche per dare più stimolo al giocatore stesso e per ridare fiducia alla piazza. Sicuramente Paolucci non lo scopriamo certamente oggi, sappiamo il valore del giocatore e possiamo dire un acquisto in più che ha ancora visto, anche perché comunque sapere di avere un contratto rinnovato fino al 2026, volente o nolente, per un giocatore è importante avere una solidità alle spalle e la consapevolezza di poter proseguire con questa maglia, così come non vanno dimenticati, secondo me sono un nuovo acquisto, che è quello di Deramo, perché Deramo ritorna a tutti gli effetti a essere tra i convocati a disposizione con la Vitto, è importante, è un giocatore sul quale si potrà fare affidamento in futuro. Infatti, Paolo, ne stavamo parlando proprio prima con Stefano e naturalmente anche con i radioascoltatori, proprio di Paolucci e di Deramo. Dicevo che potevano essere i due giocatori, Paolucci per ritrovati stimoli, magari condizioni al top, e anche Deramo che aspettiamo settimana dopo settimana, i due giocatori che potrebbero essere gli innesti importanti da qui alla fine della stagione per fare la differenza. Senti, però la seconda domanda che ti faccio è questa: non basta il rinnovo di Paolucci, no? Cioè, che cosa serve per distendere gli animi dopo le delusioni del calciomercato e le due sconfitte consecutive? In questo momento serve solo la calma, la tranquillità e lavorare tutti verso un unico obiettivo. Oramai quello che è stato fatto. Per avere la sicurezza, la tranquillità, dobbiamo solo aspettare che arrivino, speriamo già la domenica, i risultati e il mercoledì il derby con la VIS. Arrivino i risultati, poi aspetteremo che Tori Jong tornerà ad Ancona per firmare il passaggio insieme a notaio con il sindaco Daniele Silvetti e di conseguenza un po' tutto dovrebbe tranquillizzarsi, diciamo. Oramai il mercato è stato fatto, io sul mercato degli svincolati non credo tantissimo, perché se un giocatore è arrivato al 7-8 di febbraio e ancora è ai box, qualche problema dovrà pure esserci. Perché non si è pensato a questi giocatori anche prima? Quindi qualche domanda me la faccio. Circolano i nomi, Falco e compagnia, ma Falco il 90%, come dicevi anche tu prima, andrà in Serie B. L'altro è stato addirittura, sembra che è stata l'ipotesi. Bisogna stare attenti chi si prende adesso, perché è un po' la scatola chiusa. Certo, tra l'altro ci ricordava
l'amico e collega Peppe Gallozzi qualche minuto fa, che poi il mercato degli svincolati finisce il 24 di febbraio, quindi 24 di febbraio significa che mancano due settimane o poco più, quindi c'è poco tempo anche per fare magari delle valutazioni, per vedere dei giocatori qui sul campo, per vedere come stanno, no? Tempo è poco. Sì, certo, è poco. A me l'unico rammarico che ho è che in sostanza Colavito è arrivato, Colavito 2 è arrivato a metà ottobre, dopo Rimini se non sbaglio, e dal suo arrivo aveva già le idee chiare sugli uomini che voleva, ha fatto la sua richiesta alla società, ma indirettamente a Micio. Quello che ha detto il presidente Torricchioni in conferenza stampa non è stato, tra virgolette, realizzato dagli operatori di mercato, e quella è la cosa più che lascia perplessi la piazza. È la cosa che lascia più amaro in bocca, certo, il fatto di non aver potuto, di non aver approfittato del calcio mercato. Se mister Colavito ha fatto le sue richieste, sapeva l'area tecnica, l'area competenza, quali erano queste richieste, bisognava già lavorare, perché io ricordo, come ricordate, che dall'arrivo di Colavito fino al 2 di gennaio, di febbraio, in conferenza stampa pre-partita e post-partita si è parlato sempre delle domande del mercato, quali erano i giocatori, chi era, chi non era, che si è partiti subito su Rossini. Siamo stati in ballo con Rossini fino all'ultimo secondo, anche quando si sapevamo forse già che dal lunedì si paventava l'idea che Rossini non sarebbe mai arrivato ad Ancona, perché è vero che è arrivato delle monache a Vicenza, ma delle monache è un trequartista, Rossini no, forse Rossini in Vicenza ha fatto bene o no a tenerselo, perché non voleva restare scoperta in quel ruolo, qualora la punta si fosse infortunata, la attaccata principale, certo. Cosa fai a quel punto? E poi andava preparato un piano A, B, C e D, e non arrivare fino all'ultimo istante. Probabilmente i piani B e C sono sfumati lungo la strada. Era il rischio che avevamo sottolineato, e che è il rischio che si è verificato puntualmente. Sembra che questa sia una stagione in cui, Paolo, tutte le sfortune, tutti i bastoni tra le ruote che puoi trovare, li trovi in questa stagione. Senti, ti faccio invece una domanda scomoda: 9 punti in 9 gare più coppa per Donadel, 16 in 15 partite per Colavito, secondo te il mister è a rischio? Ma ascolta, mister è stato richiamato, conosciamo benissimo le possibilità, le capacità che ha mister Colavito, i numeri parlano chiaro, non si può negare, però la situazione è ben diversa. Che sia a rischio Colavito, dovrebbe succedere un cataclisma, tocchiamo tutti ferri, ammoniti possibili, dovrebbe andare male con l'Olbia domenica e con la Vis mercoledì. Per mettere a rischio la situazione dovrebbe, cadere l'impossibile, e non me lo auguro affatto questa cosa, anche perché cambiare un nuovo allenatore non so se avrebbe senso, anche perché tanto il materiale, passano i tempi, su cui lavorare è questo, non è che possiamo inventarci, l'unica cosa che si dovrebbe cercare di sfruttare, ma non perché questo mister Colavito non lo stia facendo, al massimo le capacità di ogni giocatore, spremerli al 100%. Adesso con l'inserimento di Paolucci che ha rinnovato, inserimento per modo di dire, con l'inserimento di Deramo e il rinnovo di Paolucci e l'arrivo del centrocampista Greco, speriamo che un tecnico abbia più soluzioni dal quale poter attingere per poter creare qualcosa di nuovo. Ma soprattutto quello che secondo me serve è più passano i tempi, amalgama tra i giocatori. Cioè, non vedo tutta questa grinta, magari dovrebbero essere un po' più legati, più uniti. Cioè, dove non arrivano con la tecnica, dovrebbero metterci la grinta, la determinazione, la famosa amalgama, come diceva il presidente Magliani.
a suo tempo, magari qualcuno se la ricorderà, dice alla Marga, sì, allora compriamola, ecco, allora compriamola, ma questo è un fattore che non possiamo decidere. Su questo dovrà lavorare con la Vitto. Dovrà lavorare con la Vitto. Certo. Ma con la Vitto è un discorso che sta facendo già, se non erro, dalla partita dopo Lucca del 22 di dicembre. Quindi secondo me non so cosa devo rivolgere a Peppe, perché è un fattore troppo delicato sul quale poter andare a interagire. Se non arrivano i risultati, magari qualcuno aveva paura che col mercato potesse rischiare di partire, qualcuno aveva paura che adesso è finito tutto, sono rimasti gli stessi effettivi. Adesso da questi effettivi che ci sono bisogna ripartire e lavorare già da domenica contro l'Olbia. Senti, riguardo anche al comunicato della Curva Nord, Tony Tiong ha detto in sostanza: i conti li facciamo a giugno, adesso remiamo tutti dalla stessa parte, remiamo tutti verso la salvezza. Sei d'accordo? Tanto Tony Tiong sta dalla parte opposta del mondo, più di tanto non è che poteva dire. È chiaro che serviva una risposta da chi è sul posto, che si aspettava una risposta da parte dei due che vengono più chiamati in causa in questo momento, che sono Ilias Nicciola e Roberto Ripa. Non è stata fatta, la società non ha parlato, così come non ha parlato il socio di minoranza Mauro Canilla, non ha parlato l'amministratrice delegata Roberta Nocelli, che come ha scritto anche lei su un post sulla sua bacheca, non, tra virgolette, non si occupa della sfera tecnica e magari non è anche di sua competenza poter parlare di determinate cose. Aspettiamo, Tony Tiong arriverà a breve per siglare l'accordo con il comune per la realizzazione del nuovo centro sportivo. A quel punto vedremo che cosa accadrà, a quel punto dovranno scoprire le carte in tavola, poi non c'è più tempo, no, per andare a fare le cose. Anche perché la cosa che mi preme sottolineare, oltre alla sicurezza economica, che non credo e non metto in dubbio ci sia, si è puntato tutto sul discorso del centro sportivo. Bene, questo lo vedremo quando firmeranno l'accordo col passaggio notaio, col sindaco, e questa è la cosa certa, perché anche il primo cittadino ha confermato la cosa. Ma come dicevi prima, l'importante è la categoria, confermare la categoria, anche perché non è che le due cose vadino di pari passo, perché centro sportivo non è che domani partono i lavori con tutte le burocrazie che modi ci sono da copiare, parte il centro sportivo e dopo 5 mesi il centro sportivo è già pronto operativo, ci vorrà del tempo. Quindi facciamo uno step alla volta, adesso pensiamo alla salvezza, tutti uniti remiamo dalla stessa parte. È inutile pensare al centro sportivo, perché il centro sportivo, il settore giovanile sta lavorando, stanno crescendo molti ragazzi, molti giovani, ci sono molte società che si stanno affiliando e via discorrendo, i passi vengono fatti. La società, a partire da Roberto Nocelli, sta realizzando parecchie cose intorno a sé e con la città, però è chiaro che basta una piccola defezione che salta tutto. Io mi auguro che a bocce ferme, con una vittoria che arriva la domenica, mi auguro tutto torni nella normalità e tra una settimana, 10 giorni, saremo qui a parlare in una posizione di classifica più tranquilla e che compete di più a questa squadra. Insomma, confidiamo in una ripresa della squadra rapidissima già da domenica, e confidiamo anche nel fatto che Tony Tiong arriverà presto ad Ancona per il passaggio di proprietà del terreno che sarà adibito a centro sportivo. Bene, io direi che possiamo ringraziare Paolo Giampaoli, collega corrispondente per la Gazzetta dello Sport. Grazie Paolo, a risentirci su queste frequenze. Grazie a voi, buona serata e in bocca al lupo per domenica e mercoledì. Esatto.
Dai, giorno bello mercoledì, Paolo. Giocheremo praticamente il giorno di San Valentino, quindi dai, dovremmo essere tutti più romantici. Tutti innamorati dei colori biancorossi come noi. Assolutamente. Esatto. Saranno tutti contente le signore che alle 20... con l'orario particolare della partita, il giorno di San Valentino. Vabbè, dai. Ci sta. Grazie tutto. Paolo. Grazie, ciao. Paolo. Grazie a voi, ciao, un abbraccio. Lasciamo Paolino Giampaoli. Non ci hai pensato, che c'è il rovescio della medaglia del giorno e dell'ora, molto particolare. Non l'abbiamo dato in apertura, però mi sembra corretto anche ricordare che si è spento un DS che abbiamo avuto ad Ancona, parlo di Enzo Nucifora, che era stato appunto qui anche lui ad Ancona in un periodo anche di un po' caldo. E quindi sì, condoglianze alla famiglia, tra altre cose si è spento a causa di un brutto male a 78 anni, insomma, giovane anche lui. Mi sembrava insomma corretto, ecco, ricordare anche, certo, questa cosa. Allora, a proposito di ricordare, vedo che sta montando questa cosa. Allora vado, non voglio fare gaffe, che già ne faccio io per conto mio e mi assumo sempre Allora andiamo qua, perché c'ho un sunto, vado a vedere. Allora, me lo sta chiedendo, in diversi me lo state chiedendo e state scrivendo, quindi poi quando vedo che le cose si montano sul sentito dire, io dico sempre, non commentate sempre sul sentito dire. Adesso state commentando, che sembra chissà cosa ci sia stato, manca che mettete che al campo sono intervenuti i carabinieri per sedare una rissa e siamo a posto. Allora, il qui pro quo che state commentando senza informazioni, ma siccome che era presente un giornalista, quindi io vi posso raccontare cosa ha visto il giornalista, quindi penso alla cosa più semplice, no? Anche perché il giornalista, sapete che se succede qualcosa di particolare è pronto a lanciare la bomba che esca sul giornale, è il nostro mestiere, insomma, quello di far vendere i quotidiani. Allora, lo scontro, quindi non è che è stato chissà cosa, lo scontro è nato tra Sacco e Paolucci, era quasi la fine della partita quando c'è stata questa entrata dura di Sacco su Paolucci, che ovviamente non l'ha presa bene, perché stiamo parlando di allenamento, quindi si è anche un po' adirato e si sono mandati a quel paese, ma è finita lì la cosa, anche perché poi è intervenuto anche Mister Colavitto, ma ci sta, anzi, se voi la vedete in maniera, chi è che scrive, in maniera negativa, secondo me dobbiamo tutto vederla sommato in maniera positiva, perché vuol dire che si stanno impegnando certo. E ritorniamo a dei commenti, forse qualcuno non segue sempre Punto Biancorosso, no, non ci conosce bene, quando andiamo a fare quegli Amarcord, e mi pare di ricordare che se siete degli abitué, i vecchi giocatori dell'Ancona dicevano chiaramente che negli allenamenti se le davano di santa ragione, no? E poi questo è cambiato il modo del calcio, è cambiato tutto, per carità, ma se c'è la carica aggressiva già in allenamento, io secondo me va bene in prospettiva poi del match, quindi non c'è il caso che qualcuno sta cercando di creare su questo, su quello che è successo su un allenamento, insomma, smontiamo anche questa di cosa, non c'è, mi dispiace per chi cerca di sobillare che ci sia una rottura interna, non c'è, mi dispiace, cioè, che ti devo dire, non c'è, ecco. Messaggi, poi andiamo in pubblicità per avvicinarci al secondo ospite, parto da qua così non li tengo fermi. Luke che torna, dice, senza soldi non si prende niente, i soldi c'erano e ci sono. Giardella è svincolato, no, non gioca più, anche se come dici tu è un nome di peso, ve lo ricordate? Sì, ce lo ricordiamo, Gianluca, ci ricordiamo anche chi l'ha portato. Poi però la memoria, vi vedo che spesso fa cilecca. Max, che mi scrivi? Una raffica di messaggi, mi ha detto. Sono messaggi importanti da dare all'ambiente, come dire, piuttosto ci rimetto ma te le faccio pagare. Sono scelte manageriali, soggettive, lecite, anche se non riesco a comprendere. Questo stiamo relativo... parlando
di Arolfini. Arolfini sotto con licenza. Qualcosa su Paolucci, no? Ah, esatto. Il rinnovo di Paolucci è un segno, almeno gli assomiglia tanto dell'affidabilità della proprietà. Mi auguro però che nel caso in cui dovesse essere Ripa a gestire il carrozzone tecnico sia già alla ricerca di un nuovo DS in subordine, di un nuovo staff tecnico, a prescindere da come vada a finire la stagione. Nel senso, si ingaggia il tecnico che si ritiene idoneo, che nel caso di una malaugurata retrocessione venga comunque magari attirandolo con il solo prospetto economico. Questo è il pensiero di Max. Gianni, una volta andava allo stadio più sereno quando non c'erano i social. I social, sono un attimo che sta arrivando un'altra raffica di messaggi, ecco, e Facebook, ed eravamo molto più sereni. Ora lo stress la fa da padrone, non se ne può più. Questo però era rimasto indietro da... Sì. Da lunedì. Ma voi ci credete davvero al mercato degli svincolati? Non esiste in giro, ci stanno solo fregature. Andiamo avanti e ci salviamo con quello che abbiamo. Pensiero, beh, magari non ci sono solo fregature, però è difficile trovare il giocatore che fa al caso tuo, e magari è difficile riuscire a farlo in 14 giorni, fare delle valutazioni, le valutazioni che servono a Colavito per capire se il giocatore adatto è quello che, insomma, quello che può dare quel qualcosa in più alla squadra. Moreno, buonasera a entrambi, mi auguro che le parole di Gatto di lunedì siano ascoltate dallo spogliatoio. Vorrei vedere meno tatticismo e più cattiveria agonistica. La cattiveria agonistica inizia a vedersi negli allenamenti. Già in allenamento, quindi buon prospetto anche questo. Però ce n'è una bellissima che ho visto prima. Se ci arrivo sopra, sotto, dove? Su più Facebook? Sopra, su WhatsApp. Ok, aspetta, anche qui deve... Allora, Gian Andrea che dice: penso che l'acquisto nell'area del centro sportivo non avverrà prima della salvezza acquisita. E poi si vocifera che l'allenamento di ieri abbiamo dato risposto, abbiamo litigato, sapete qualcosa? Vi abbiamo risposto su questo punto di vista. Era Andrea 2 che volevo Andrea che leggessi 2. Perché è troppo divertente. Buonasera, gli orari delle prossime partite si sanno, intendo da Arezzo in poi. La mia moglie è differente, a San Valentino viene a Pesaro. Ecco, questa era quello che avevo letto, che era la cosa più simpatica da leggere. Vabbè, però gli offri la cena adeguata per San Valentino, mi raccomando. In autogrill, naturalmente. È cattivo, però, dai. Alessio che dice: buonasera a tutti, quello che succede in allenamento deve rimanere nello spogliatoio, basta cercare sempre qualcosa di negativo, come dice Palì, rimaniamo tutti dalla stessa parte. E condividiamo. Ok. Quando non c'erano i social, c'era il bar, stesse situazioni, stesse problematiche, ricorda anche Max. Poi andiamo di qua, che qui ho difficoltà, però aspetta, che bisogna che vada a recuperare da qua, che ce l'ho più vicino, non so da dove dobbiamo partire. Vedi qualcosa di interessante? Questo, vabbè, Antonio dice: consideriamo che ogni partita è uno spareggio salvezza, c'è da correre per salvarci, forza ancora sempre. Ok, certo. Speriamo, dice Sax, speriamo di ritrovare in campo il vero Paolucci, ormai erano 2 mesi che giocava con il broncio, o che magari non giocava al top della condizione, questo non lo sappiamo, speriamo comunque di rivederlo al meglio. Andrea che vuole sapere se si retrocede il vivaio è svincolato e il centro sportivo, meglio il terreno per non, farlo... lo prendiamo, non la prendiamo in considerazione questa ipotesi adesso ora. Come adesso no, per ora non la prendiamo in considerazione, non ci deve essere, insomma, la retrocessione non ci deve essere. Steppo dice: diciamo che il rinnovo di Paolucci è un passo intelligente da ambo le parti, nel senso che chiaramente Paolucci rimarrebbe solo in Serie C e con un programma serio. Il nuovo contratto farà sì che il giocatore sia più sereno, senza la paura di infortunarsi, e la società non lo perderà a zero. Speriamo che la società non lo perda per niente, non lo ceda, che il giocatore sia protagonista di un finale di campionato importante. Vedi, invece ci sono opinioni diverse, no? Massimiliano dice: va bene Paolucci, ma qui serve con il pane almeno pescare tra gli svincolati. Vabbè, queste sono opinioni.
Io direi che andiamo in pubblicità, che sì, sennò che non riusciamo a raggiungere il nostro ospite, che è impegnato in casa Sky, un po' impegnatino. State con noi. Punto Biancorosso. Dai luce alla tua azienda, aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità. Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit. Da oltre 30 anni la controllo inquinamento ambientale sotto la guida di... Con in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it. Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia. Metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima. Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni. Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Punto Biancorosso. Rientriamo di corsa dal secondo break pubblicitario, perché dobbiamo dar modo di raggiungere i nostri ospiti e non tenerli impegnati. Lo facciamo immediatamente andando... Dove andiamo, Poli? Andiamo a Milano, credo. Diamo il benvenuto sulle frequenze di Radio Tua a Peppe Di Giovanni, telecronista di Sky and Now, telecronista che ha commentato la partita del Moccagata tra Juventus e Ancona. Ciao Peppe. Ciao ragazzi, buonasera a voi. Allora, ti abbiamo seguito durante la diretta della partita Juve-Ancona. La prima cosa che ti chiedo, Peppe, innanzitutto è che idea ti sei fatto delle due squadre in campo? Ma guarda, la Juve, partendo dalla Juve, devo fare un discorso un po' più breve, l'avevo già commentata tante volte quest'anno, mentre l'Ancona l'ho fatta solo in un paio di occasioni. La Juve è una squadra che sta crescendo, sta maturando, sta portando i suoi giocatori giovani, come Nenzia su tutti, di cui si parla anche in ottica prima squadra, a un livello alto. È una squadra chiaramente a cui manca, secondo me, quella voglia, no? quella cosa anche dettata dalla fame, che chiaramente non può avere essendo una seconda squadra e non avendo il tifo che invece hanno altre squadre per fare il salto di qualità. Però secondo me in ottica playoff la Juve ha buonissime chance, cioè adesso ha trovato la sua piena maturazione e quindi l'Ancona è stata anche un po' sfortunata a beccarla adesso. Anche Brambilla l'ha detto, cioè certe cose che provavamo 2 mesi fa non ci riuscivano, adesso ci riescono. Per quanto riguarda l'Ancona, secondo me l'Ancona, io so che è un momento, ho letto, ho sentito, ho chiesto, che in città c'è un po' di scoramento, no? I risultati non arrivano, il mercato ha deluso, la punta non è arrivata. Però secondo me l'Ancona è una squadra viva, cioè secondo me meritava il pareggio. È una squadra che lotta sempre, magari gli episodi spesso le girano a favore e questo non è casuale, quindi ci sono dei problemi che secondo me sono soprattutto di attitudine mentale nei momenti
crudo della partita, però è una squadra che c'è, e soprattutto quando hai un giocatore come Spagnoli da 10 gol in poco più di mezzo campionato, secondo me ti salvi. Questa è la mia personale opinione. Quindi secondo te, al di là dei mancati rinforzi in sede di calciomercato, escludendo il possibile innesto dal mercato degli svincolati, che è sempre un po' pericoloso, ne abbiamo parlato durante la trasmissione, secondo te l'Ancona ha le carte per salvarsi, per secondo raggiungere la salvezza diretta? Guarda, al di là di questo gol olimpico, no? Perché sono un gol olimpico senza la spettacolarità del gol olimpico, Giampaolo è un buon giocatore, cioè un giocatore che può fare la punta esterna, può fare la punta d'appoggio come ha fatto con lo schieramento a due. Cioè l'Ancona secondo me ha dei buoni giocatori e soprattutto ha un bomber che fa gol, e credo che abbia una squadra, da quello che ho visto, l'ho vista anche col Cesena, che comunque sta con l'allenatore. Cioè col Cesena comunque hai fatto partita contro una squadra che io penso che andrà in Serie B fra un mese. Quindi secondo me è chiaro che si vedono le cose in negativo, perché a un certo punto forse le attese erano altre, le premesse cominciavano a essere altre, e vedi la classifica che si sta accorciando sempre di più, ti devi sempre guardare all'indietro. Ma visto che seguo la Serie C quotidianamente, io qualche squadra peggiore l'ho vista dell'Ancona, onestamente, più di qualche. Ecco, senti, ma hai accennato al Cesena, allora dico guardando al resto del campionato, è la squadra che finora ti ha fatto la migliore impressione? No, è una squadra mostruosa, cioè, ho avuto il piacere di commentarla. È una squadra, secondo me, già così, se avesse fatto la Serie B, si sarebbe salvata. Cioè, con questo organico avrebbe potuto tranquillamente fare una Serie B da media classifica. C'è una squadra che ha degli attaccanti, e io faccio fatica in tutti e tre i gironi a trovare una squadra che davanti può giocare con Spendi, Corazza, Carbò, Berti e tanti altri. Cioè, Ogunseye non ha praticamente mai giocato, ed è un giocatore che ha fatto 11 gol a Foggia l'anno scorso. Quindi il Cesena è una squadra che secondo me è fuori categoria, sia per come l'allenatore l'ha imposta, perché c'è un grande lavoro su questi esterni. Adamo e Donnarumma hanno dominato il campionato sulle fasce fino a questo momento. È una squadra che sa difendere, sa attaccare, è straripante, perché comunque ha fatto un sacco di partite vincendo 3-4, 5-0 o 5-1, e quindi secondo me andrà strameritatamente in Serie B. Senti, riguardo al girone, parlavamo la scorsa settimana con il collega di Torino di Tutto Sport, Pirisi, che raccontava che la Juventus stava trovando molta più difficoltà nel girone B che non quella che aveva trovato nel girone A. Tu come la vedi questa differenza tra i due gironi? La vedo, io penso che quest'anno il girone B sia il girone migliore, perché comunque un girone che ha piazze come Perugia, Pescara, Cesena, delle squadre come la Lucchese, che comunque hanno sempre un pubblico, va a giocare a Lucca, non è una partita facile, l'Arezzo che è ritornato secondo me sta facendo bene, bisognerebbe parlare anche dell'Arezzo, che è una squadra che ha lavorato bene sul mercato. C'è un giocatore che è Gucci, che secondo me rappresenta uno dei misteri, perché comunque c'ha più di 30 anni e secondo me ha dimostrato che può essere serenamente un grande bomber di Serie C, e secondo me potrebbe avere anche qualcosa in più, è che ormai magari i suoi anni migliori sono passati. E quindi il girone B ha tante squadre forti e tante piazze, a differenza del girone A, dove con tutto il rispetto ci sono delle squadre che hanno meno seguito. Spesso ci capita di commentare nelle partite con meno gente, stati, meno stati e più campi, per farti capire. E questo, certo, influisce. Cioè comunque una squadra come la Juve, che chiaramente non ha tifosi perché ha la prima squadra, che si ritrova a giocare contro squadre che comunque hanno grosso seguito, ti toglie qualcosa, perché le partite diventano più vere, più lottate, più combattute. Però ti ripeto, secondo me la Juve ha raggiunto la sua maturazione, perché ha due o tre giocatori, Asa, Comenensia, che stanno sopra livello. Più accumuli partite di questo tipo in un girone così duro, più questi giocatori rispondono prima o poi.
Senti, tu sei un attento osservatore del campionato di Serie C, allora ti porto su un tema che è stato trattato un po', sviscerato, no, dal Fatto Quotidiano oggi, cioè quella che sarà la riforma del calcio dettata dal presidente Gravina e che è pronta per essere portata al governo. Lo ricordo agli ascoltatori, una riforma che dovrebbe prevedere una riduzione delle squadre professionistiche da 100 a 80, ma tagliando soltanto la Serie C, quindi di fatto con un girone in meno, e tra l'altro prevederebbe anche l'eliminazione della Lega Pro come organismo, perché il campionato sarebbe accorpato alla Lega B. E poi tra l'altro ci sarebbero altre novità, come il cambiamento delle promozioni, del numero delle promozioni e delle retrocessioni, una nuova formula per la Coppa Italia con l'allargamento a tutti i club professionistici e criteri più stringenti per l'iscrizione. Allora ti chiedevo e ti chiedo, qual è il tuo punto di vista su questa possibile, probabile riforma del calcio professionistico? Guarda, diciamo a livello burocratico, sul accorpare alla Serie B e togliere la Lega Pro, queste sono cose su cui non è che non mi voglio esprimere, perché non voglio prendere posizione, non ho proprio secondo me le competenze per metterci il mio. Quello che ti posso dire invece è a livello pratico, cioè secondo me è una buona cosa, perché quante volte tutti gli anni vediamo squadre e piazze anche importanti, è successo col Catania, è successo con la Regina, è successo col Palermo, è successo col Bari, tante grandi piazze e squadre scomparire. Cioè secondo me il sistema italiano oggi, per una questione proprio di impostazione, di impianti obsoleti, sono le cose che diciamo spesso, impianti obsoleti, prodotto poco spendibile, e qui non parliamo solo della Serie C, ma parliamo anche e soprattutto della Serie A, è poco fruibile, 100 squadre sono troppe. Cioè ridurre il numero delle squadre secondo me può cercare di evitare dei disastri che accadono ogni anno. La Sampdoria è salva per miracolo, è un'altra squadra che rischiava di scomparire dal calcio professionistico. Cioè è il fatto che succeda a queste piazze, a queste squadre di gloriosa storia, fa riflettere, quindi magari riducendo il numero delle squadre e magari mostrando anche un po' più di attenzione per il prodotto. Io sono contento per quello che sta succedendo sulla Lega Pro, perché io credo che da quest'anno innanzitutto ci sia più visibilità, c'è un grande lavoro proprio di espansione del prodotto, dei giocatori, ci sono degli approfondimenti e delle trasmissioni che tirano fuori un po' le storie di leggevo, sentivo, perché ho commentato, del Pupo, del Pontedera, che è straordinario, e vengono fuori dei nomi, dei giocatori che magari prima le grandi squadre non andavano a pescare, oggi stanno cominciando a pescare, e se c'è una squadra che va a prendere due giocatori del Pontedera, una grossa squadra, faccio esempio il Pontedera, ma vale per tutti, può assicurare al Pontedera un futuro tranquillo per altri 10 anni. Quindi secondo me meno squadre e più attenzione al prodotto, alla formula giusta per venirne fuori e per evitare disastri. Senti, l'ultima cosa che ti chiedo invece è relativa a un discorso che si parla spesso quando ci sono episodi discussi, no, discutibili, che è la VAR e la goal line technology. Secondo te arriverà anche a tutte le partite di Serie C, al di là del discorso playoff, o è un problema di costi, è troppo costoso? Ma allora, io penso che sia un problema di costi, me lo auguro, perché ormai c'è un calcio col VAR e c'è un calcio senza VAR. Poi bisognerebbe entrare, ma non abbiamo né il tempo né lo spazio, su come viene utilizzato il VAR. Quest'anno se ne è parlato, direi, ampiamente. È chiaro che oggi, quando uno vede una partita di Serie B e vede il VAR e 100 telecamere, e una di Serie C e le telecamere sono una, due, e non c'è il VAR e non c'è la goal line technology, dici perché? La prima domanda che ti chiedi è perché. Quindi io me lo auguro, non credo che sia una cosa immediata, cioè, sicuramente non è una cosa che succederà da qui a poco tempo. Spero, magari anche con la riforma, riducendo il numero delle squadre e quindi delle partite, che si trovi una quadra da questo punto di vista e che almeno in tutto il calcio professionistico si assicuri l'esistenza del VAR, che poi va utilizzato in maniera diversa rispetto a come è stato utilizzato nell'ultima stagione. Certo.
Bene, io direi che possiamo ringraziare Peppe Di Giovanni, telecronista Sky & Now, che segue le partite come quella, appunto, quella che abbiamo seguito la scorsa settimana tra Juventus Next Gen e Ancona. Grazie Peppe di essere stato con Grazie noi e a presto. Grazie a voi, a presto, buona serata, ciao. Arrivederci. Direi Stefano che possiamo rientrare in studio, appunto. Eccoci. Intanto dare spazio anche agli ce l'avevamo tenuta da parte, non l'avevamo anticipata questa botta che vi è arrivata tra capo e collo. L'avevamo già un po' accennato qualche tempo fa che c'era nell'aria una proposta per una rimodulazione del campionato di Lega Pro e della Serie C in generale, insomma, chiamatela come vi pare. E adesso è arrivata questa. All'epoca si era parlato di una C1 C2, un ritorno alla C1 C2. Stavolta è anche peggio, perché qui il taglio sarebbe ancora più radicale. Probabilmente si vuol far fuori anche la dirigence della Lega Pro, facendo questa cosa, accorpandola con la Serie B. È un temone questo, eh? Cioè ci sono tanti aspetti, adesso abbiamo detto poche cose, magari lo approfondiremo anche sui quotidiani i prossimi giorni, perché il tema della riforma del calcio professionistico non è solo una cosa che riguarda la Serie C, ma insomma riguarda tante cose, anche il settore giovanile, anche la suddivisione dei soldi, insomma. Io penso che la monta di tutto sia quello, no? La suddivisione dei soldi. Sì, ma poi c'è un progetto di sostenibilità che la FIGC porta al governo, perché poi ovviamente vuole dei contributi da parte del governo stesso. E dietro ci sia, appunto, anche un discorso per sotto quel punto di vista lì, si parla degli stadi, eccetera. Chi va a spasso vada a vedere gli allenamenti, serve tutto a sti ragazzi per arrivare presto alla salvezza, dice Francesco. Diego, quando torna Cristian? È tornato, da lunedì sarà qua, tranquillo. Da quando è partito è successo di tutto, è colpa sua, io l'ho detto sempre che è colpa di Cristian, quindi prendetevela con Cristian Camilletti. Lunedì è qui comunque. Buonasera, scrivo anche se so che non leggerete il mio messaggio, come al solito. Nessuno dice che Sacco Sabato non si è svegliato e non è partito con la squadra e poi si è detto che era influenzato. Beh, a noi risulta che fosse influenzato, guarda, non che non si fosse svegliato, insomma, però questa è, non so se tu eri in camera da letto o mi immaccio a controllare Sacco che non si è svegliato. Questa è bella però di Gianni, eh? Pescare tra gli svincolati è come fare la pesca dei pesci morti, uguale. Non è molto convinto. Mirko da Roma, ciao Mirko. Nei momenti difficili il calcio parlato supera quello giocato. Gli addetti ai lavori sanno cosa fare per i tifosi. Remare dalla stessa parte vuol dire stringersi attorno alla squadra e non dare retta alle chiacchiere da bar. Del resto solo una parola conta, quella del campo. Tanto siamo abituati a soffrire. Meglio farlo in C che in eccellenza. Forza ancora, Mirko da Roma. Ciao Mirko. Allora, vediamo se da qua ci dà qualche altro spunto urgente. No, questo lo possiamo anche lasciare lì perché ci canta i stornelli, c'è di tutto qua. Alessandro, tanto ormai con i se e con i ma non andiamo da nessuna parte, la squadra è questa, i limiti tecnici ormai li conosciamo, noi non siamo abituati ad avere degli alibi, perciò voglio pensare che resteremo uniti come sempre vicino alla squadra, innalzando i nostri colori e cantando a squarciagola fino alla salvezza. Forza Dorici. Antonio dice: speriamo che avvenga presto questa riforma. D'accordissimo con il giornalista. Enzo dice: in che anno avverrà la riforma dei campionati? No, questa è una cosa che non si sa ancora, nel senso che è una proposta che viene portata al governo, poi ovviamente se certi numeri verranno rispettati non è che si passa da un numero all'altro nell'arco di un anno, ci saranno dei tempi per, immagino, per ammortizzare questa cosa, insomma. Però, mi pare che però l'intenzione sia abbastanza chiara e si punterà alla rapidità nel caso.
nel caso. Il VAR, ecco, altro tema, quello del VAR, che si è parlato oggi, c'è anche una nota dell'Ancona a proposito di questo, no? Con la Nocelli che è stata impegnata proprio sul discorso del VAR, che per adesso pare che ci sia quasi il placet, almeno per i playoff, playout, di utilizzarlo. È un costo in più, è normale che ci sia, però magari qualche situazione, magari, perché dove viene utilizzato mi pare che non è che risolva proprio al 100%. Ma anche leggevo anche la GoLine Technology, è una cosa che costa una cifra esorbitante, parliamo di, ho letto tra i 2 e i 3 milioni di euro a campionato per campionato, non è che la federazione lo compra e questa cosa serve per tutti i campionati, insomma ogni campionato ha questo costo, quindi per la Serie A questo costo, per la Serie B lo stesso, per la Serie C si tratterebbe appunto di queste cifre, soltanto per la Goal Line Technology, perché poi servono tutta una serie di telecamere, no? Dietro le porte, a destra, a sinistra, in alto, in basso, per poter poi confrontare i dati con il chip che sta dentro il pallone. Tutto dato in gestione a privati. Sax che dice: secondo me il VAR andrebbe sempre utilizzato per ogni episodio dubbio, con l'aggiunta del tempo effettivo come nel basket o nel futsal. Beh, quello del tempo effettivo è una vecchia querella, no? Che ci portiamo avanti. Forza vecchio cuore bianco rosso, Antonio, e con Antonio noi ci fermiamo, sì, ci andiamo a fermare per raggiungere il nostro prossimo ospite. E che non vogliamo perdere, che siamo un po' in ritardo. Esatto, quindi casomai perdiamo l'ultima che non ci interessa. Fra poco arriva la telefonata. State con noi che entriamo in casa Ancona. Esplorare nuovi territori, questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra, per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Astra, accendi la luce. Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine. La forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40. Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25. Desideri valorizzarla con immagini straordinarie? Immagini straordinarie! Alessandro Silenzi Fotografica ad Ancona catturerà l'essenza del tuo business con scatti creativi e video professionali. Che tu gestisca un ristorante, un negozio o un'azienda turistica, ogni immagine valorizzerà la tua unicità al massimo. Contattaci al 339 440 60 24, anche WhatsApp o tramite i nostri canali social. Esalta la tua attività. Affidati a Alessandro Silenzi Fotografica. 339 440 60 24. Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TecnoSafe protegge con stile. Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita, perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri.
Chiamaci per maggiori informazioni. Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città. Punto Biancorosso. Bene, rientriamo in diretta sempre all'interno di Punto Biancorosso, sempre con Giuseppe Poli alla conduzione per questo mercoledì. E intanto arrivano commenti, arriva di tutto di più. Bene, dopo leggeremo anche qualche altro vostro pensiero, ma continuiamo sulla nostra puntata. Continuiamo e diamo il benvenuto a mister Lorenzo Bilò, allenatore dell'Under 17 Biancorossa. Buonasera mister. Buonasera a tutti. Allora, cominciamo a parlare della sua squadra, la squadra dell'Under 17, capolista del girone. Nell'ultimo turno di campionato al Sorrentino di Colle Marina ha battuto il Foggia con un risultato davvero notevole, 8-1. Che partita è stata, mister? Ma è stata in realtà una partita che è partita in modo complesso. Venivamo da un risultato importante a Pescara e sapevo che poteva esserci un leggero calo di concentrazione. E siamo partiti con una diecina, 15 minuti di apatia e abbiamo trovato il gol in maniera fortuita, poi abbiamo subito meritatamente il pareggio e poi dopo il pareggio è come se fosse, insomma, stato servita una scossa per ricominciare a proporre il nostro gioco, le nostre idee e poi i ragazzi, devo dire, hanno fatto una partita davvero importante mettendo in campo, ecco, tutte quelle che sono le nostre armi, sia individuali che collettive, che di mentalità, e quindi sono davvero soddisfatto della prestazione. E avete asfaltato il Foggia, insomma, 8-1 mi sembra un risultato che parla da solo. In generale è soddisfatto del percorso fatto finora dalla sua squadra? Sì, sicuramente sono molto soddisfatto di quello che stiamo facendo. È un gruppo che è molto piacevole da allenare durante la settimana, è un gruppo che è coeso, in cui si respira un'atmosfera molto positiva e i ragazzi poi la vanno a mettere sul campo quotidianamente e questo ci consente di lavorare in maniera importante, dettagliata. E, ecco, poi la domenica si raccoglie un po' quelli che sono i frutti del lavoro fatto in settimana e devo dire che i ragazzi stanno facendo veramente un gran percorso, quindi sì, sono molto soddisfatto di quello che stiamo facendo. Leggo che l'Ancona è prima in classifica con 41 punti in 17 partite, attuale miglior attacco e miglior difesa del girone C. Che significato dobbiamo dare a questi numeri? Ma diciamo che dopo oltre metà stagione comunque i numeri ci danno la percezione di quello che è il potenziale di questa squadra. Sicuramente è un gruppo che non solo negli 11 che poi giocano, che abbiamo ruotato spesso durante le varie partite, ma ha una rosa molto profonda e queste turnazioni hanno creato diciamo una sana competizione tra i ragazzi, hanno alzato le relazioni tra i ragazzi e ci hanno portato a spingerci, secondo me, ad un miglioramento molto importante. E, al di là dei numeri, delle statistiche, comunque sicuramente è un gruppo che è molto cresciuto dal punto di vista sia individuale che collettivo, da un punto di vista di mentalità. E sicuramente a 11 partite dalla fine i numeri, ma non solo, dicono che possiamo comunque competere a questo livello fino all'ultima partita. Ci sono in squadra dei giocatori che possono arrivare a essere giocatori dell'Ancona del futuro? Ma io credo di sì e me lo auguro, nel senso qualche settimana fa la società ha contrattualizzato due giocatori dell'Under 17 che sono Mancini e Garavalli e dimostrando grandissimo interesse per tutto il lavoro che si fa all'interno del settore giovanile. Tra l'altro da parte mia c'è molto orgoglio personale perché poi da allenatori del settore giovanile si lavora soprattutto per quell'obiettivo.
quindi quando ho ricevuto la notizia sono stato davvero contento. La sensazione che all'interno di questo gruppo, di questa rosa, ci siano altri ragazzi che possono fare questo percorso, e ripeto, complice soprattutto una società che ha dimostrato di credere veramente nel lavoro di tutto il settore giovanile. Quindi io me lo auguro e spero che, insomma, presto qualcuno possa anche debuttare in prima squadra. Mister, per concludere, ci presenta il prossimo appuntamento di campionato? Sì, il prossimo appuntamento sarà domenica a Cerignola e ci aspetta sicuramente una trasferta molto insidiosa, difficile, un avversario che è molto aggressivo, che fa del pressing a tutto campo la sua arma principale. E dovremo essere bravi e maturi, perché comunque si viene da un ottimo momento di forma, da risultati importanti contro squadre importanti. L'aspetto mentale secondo me sarà fondamentale, soprattutto contro questa tipologia di avversario che poi sul campo sono molto aggressivi, ti pressano a tutto campo. Se non si prepara mentalmente alla partita con l'umiltà, con l'ambizione poi di rimanere agganciati a questa posizione, a questo momento che per noi è molto positivo, il rischio di incappare in una giornata storta può diventare molto alto. Bene, io direi che a questo punto possiamo ringraziare e salutare mister Lorenzo Bilò, allenatore dell'Under 17 biancorossa. Buonasera. Grazie, Lorenzo. Grazie, buona serata, buon lavoro. Bene, lasciamo anche l'Ancona, in questo caso l'Ancona giovane, quello che sarà, l'Ancona che sarà, potremmo anche definirla così, parafrasando, siamo sotto Sanremo, una canzone dei miei tempi, era il che sarà, no? Adesso vabbè. Però noi, a proposito di che sarà, sì, ho detto che dopo arrivava la tirata d'orecchie di chi sta aspettando essere convocato, certo. E quindi è arrivata, era innegabile, e quindi io lo vado a chiamare direttamente, perché sennò vabbè, ma d'altra parte, i secondi, d'altra parte non può mancare, no? Eh no, vabbè. Non può mancare. È come Lessi, no? Torna a casa Lessi, quindi facciamo così. Mercato di svincolati? No, grazie, abbiamo già abbastanza scappati di casa. Marco. Ok, ho raggiunto il nostro ultimo ospite, eccolo qua. Che presentiamo, ma vabbè. La presento io, la sì. Padrona di casa, Silvia Trillini. Ciao Silvia! Buonasera Peppe, buonasera a tutto il popolo dorico, ciao Stefano, guarda che poi ci prendo gusto che mi chiami la padrona di casa, vengo giù, comando tutto io e Fera poi che fa? Fera va in pensione, le chiavi ve le lascio a posto. Dopo. Ah ecco, ha scaricato. Io guarda, ci metto 30 secondi. Senti però... A fare la fuga. Ti abbiamo tenuto... per ultima ti abbiamo fatto aspettare, anche però ti facciamo trarre tutte le conclusioni di questa lunga trasmissione, di questo lungo punto biancorosso dove abbiamo trattato diversi temi. Allora, cominciamo subito. Ma guarda Peppe, se vuoi la conclusione te la faccio subito. Ah, beh, allora, bisogna vincere. Bisogna vincere con l'Olbia. Con l'Olbia, diciamo. Solo con l'Olbia? Non solo con l'Olbia, appunto. Bisogna vincere, punto. Bisogna vincere, bisogna... Niente altro da fare. Senti, quanto conta secondo te il fatto di aver, diciamo, di aver rinnovato il contratto a Paolucci? Beh, alla luce di quelle che sono state, diciamo, le incongruenze, no? della conferenza prima del presidente Tiong e poi smentite dai fatti, no? Arrivati nelle ultime ore di mercato, credo sia un piccolo segnale, un piccolo grande segnale di rispetto che comunque questa società vuole dare ai tifosi, un segnale di
di sereno, tra virgolette, perché comunque nella conferenza il presidente Tiong aveva anche parlato del rinnovo, no, imminente di Paolucci. L'averlo confermato, al di là di quelle che sono state le incongruenze dette tra presidente di Este e dei fatti, poi sostanzialmente che tutti aspettavamo con l'arrivo di un centrocampista di spessore e di una punta importante, quale Rolfini, così come aveva predetto lo stesso club dorico, e tutto questo non c'è stato, il rinnovo di Paolucci è importante e comunque ci conduce ad un futuro per questo giocatore che secondo me dovrà ritrovare anche quella tranquillità, no, personale, che forse nelle ultime partite gli è mancata rispetto a come aveva cominciato questa stagione. Per cui un po' come dicevi tu prima, spero che questo rinnovo personalmente al calciatore gli dia lo stimolo a riprendere un po' quella marcia dell'inizio di stagione. Senti, ma può essere secondo te lui, Paolucci, oppure anche Deramo, insomma lui ed Deramo, la coppia giusta su cui puntare in questa seconda fase del campionato per risollevare le sorti dell'Ancona? Allora, questo non lo direi troppo forte, perché comunque Deramo è un giocatore che non gioca da un anno e più, è stato tanto, tanto fermo, comunque è in rosa, comunque si sta, diciamo, riappropriando dei minuti, della voglia di giocare. Vedremo poi quali e in che quantità il mister gli darà spazio, quindi non ti direi che per me siano loro la coppia, diciamo, che porterà o condurrà l'Ancona alla salvezza, però su Paolucci ci conto molto. Perché è un giocatore che abbiamo visto può fare la differenza in questa categoria e può dare quel qualcosa in più rispetto ad un reparto che noi in questo mercato invernale speravamo di correggere, no? Migliorandolo a livello di qualità. Io quindi da Paolucci mi aspetto molto. Non mi sento però al contempo di condannare l'arrivo del greco Vojagis, e quindi vorrei capire anche poi effettivamente il valore di questo ragazzo, che sì, è vero, molti giudicano una riserva del Giuliano, perché in realtà Giuliano giocava molto poco, per gerarchia Bernardotto era un pochino più avanti di lui, per cui questo gli ha costato la panchina. È un giocatore comunque che vuole giocare, io lo vorrei vedere con un po' più di continuità sul campo, però è anche vero che a centrocampo dovrebbe anche rientrare Capitan Gatto. Ora, per parlare di formazione titolare, come al solito il mercoledì è sempre un po' troppo presto, però te la faccio io questa domanda. Secondo te rientreranno ovviamente Mondonico, poi c'è anche il discorso Prezioso, al quale il mister punta molto, e proprio su questo ti volevo chiamare in causa. Secondo te, nonostante siano tornati, no, in casa biancorossa elementi come appunto Mondonico, ma soprattutto dalla Cintola in su Prezioso, Moretti, come mai, giocatori comunque adatti al 4-3-3, come mai Colavitto ha spostato l'occhio al 3-5-2? È curiosa questa, è un quesito interessante effettivamente, interessante, sì, perché può darsi che magari abbia trovato un po' la quadra, no, dietro con i tre difensori, e quindi riesca ad ottenere anche di più dagli esterni e dai terzini alzati, no, come quinti di centrocampo, e quindi può darsi che magari un po' l'apporto dei tre centrali dietro, un po' il ruolo di Martina e di Clemente o di Barnabà, di Hagemang, insomma comunque quelli che sono deputati a giocare in quel ruolo, probabilmente gli piace, gli dà un po' più di solidità alla squadra. E forse gli garantiva più equilibrio, no, tra dietro e tra la difesa sostanzialmente e la parte offensiva. Però ecco,
credi in un possibile, così volendo andare a, anche a capire poi quale 11 scenderà in campo, credi che ci sarà un ritorno al 4-3-3 o confermerà il mister questo 3-5-2, anche perché poi l'attacco biancorosso fondamentalmente è stato con è stato più costruito forse per un attacco a 3 o quasi, anche insomma, alla luce di, delle new entry, piuttosto che per un attacco a 2. Bah, io, a parte il fatto che lo vedremo poi magari negli allenamenti di domani e di dopodomani, quali sarà un po' il modulo preferito da Colavito, più sperimentato da Colavito nell'arco di questa settimana che porta alla partita di domenica contro l'Olbia, io mi aspetto una conferma del 3-5-2, però è chiaro che dobbiamo vedere un po' come lavorerà nei prossimi giorni. Senti, io vista l'ora ti farei l'ultima domanda che riguarda un po' ti faccio una fotografia. La Recanatese ha fatto un punto nelle ultime 6, poi partendo dal fondo c'è il Pineto che ne ha fatti 2, l'Olbia che ne ha fatti 3 con una vittoria, poi c'è l'Ancona a 4 punti e sopra l'Ancona ci sono Spal e Fermana che hanno fatto 5 punti, cioè uno in più dell'Ancona, una vittoria e 2 pareggi nelle ultime 6. Quindi è logico che in questa situazione sotto l'Ancona, peggio dell'Ancona hanno fatto soltanto Recanatese, Pineto e Olbia. E, è chiaro che all'Ancona serve una vittoria, serve soprattutto un cambiamento di rotta. Può essere quella con l'Olbia la partita giusta o si rischia di sottovalutare l'avversario? No, non bisogna sottovalutare l'avversario. Ricordo anche che l'anno scorso abbiamo sofferto parecchio in casa con l'Olbia, perché poi magari trovano l'episodio a favore, si chiudono e per te diventa tutto più complicato. Sempre il discorso degli episodi, anche quest'anno. Certo, anche questo. Quest'anno purtroppo non ci girano troppo a favore, per cui anche lì poi ci sarebbe da aprire un dibattito molto, molto lungo. Però ecco, rimanendo in tema numeri, l'Ancona deve assolutamente vincere con l'Olbia, ma lo deve fare con estrema lucidità, senza sovraccaricarsi di pressioni, parlo dei giocatori sia fisiche che mentali, perché comunque se vuole questa squadra, seppur non è eccelsa per qualità, ha delle qualità, ripeto la parola, che possono comunque produrre qualcosa di positivo sul campo. L'Olbia è una diretta concorrente, come ce ne sono altre, e con queste devi assolutamente fare i punti per il discorso salvezza, per sventare il discorso play-out e per alimentare maggiori fiducia, no? Nei propri mezzi da qui appunto alla fine del campionato. Secondo me l'Ancona e i mezzi per poter vincere contro l'Olbia ce li ha, così come ce li aveva per vincere contro la Juventus Next Gen, però non lo puoi sottovalutare l'Olbia, perché come hai perso con la Juve puoi perdere con l'Olbia, puoi perdere con chiunque, dipende tutto da te. Certo, ricordiamo che l'Ancona recupera dalla squalifica Mondonico e Prezioso, e recupera il giocatore che aveva avuto, che era stato fermato da una forma di febbrile, insomma una forma influenzale, che è Sakho, quindi sono tre giocatori che avevano giocato titolari praticamente nelle ultime partite, quindi tre giocatori importanti nello scacchiere di Colavito. Però voglio dire, con questi giocatori, considerato il fatto che non sono arrivati i giocatori che ci aspettavamo, e poco non è, dal calciomercato, al di là dei possibili inserimenti sugli svincolati, secondo te questa è, così com'è, è una squadra che può salvarsi? Deve salvarsi. Deve salvarsi. Il calcio è sempre tanto imprevedibile, Peppe, poter dare un giudizio su quello che effettivamente a livello di numeri può dare questa squadra non è facile dire. Allora te la posto in un'altra maniera la domanda. Il collega di Sky prima, Peppe Di Giovanni, ha detto ho visto l'Ancona, ho visto tante partite, ne ho viste di squadre che giocano peggio, che sono peggio dell'Ancona in giro. Sì,
sai, ma infatti il discorso è quello, cioè questa squadra ha delle piccole potenzialità, delle qualità che possono aiutarla sicuramente a salvarsi anche senza i play-out, però c'ha anche un grosso difetto e ce l'ha da sempre, sia da quando sedeva Donadel in panchina che adesso che c'è... Quello di buttare via le partite, dici tu. Di buttare via le partite. Una squadra che non sa gestire, difendere, amministrare, chiamatelo come volete, il vantaggio, perché questa paradossalmente è una squadra che per assurdo è andata più volte in vantaggio che non in svantaggio, ma ogni volta si è fatta rimontare, quindi o è un discorso di personalità o un discorso di qualità, fatto sta che queste due piccole lacune per appunto il discorso di doversi salvare devono essere limate, affievolite il più possibile. Credo io che questo sia il dettaglio su cui dover andare a lavorare sul campo. Poi non sono un allenatore, quindi lascio la palla al mister. Bene, me la sgancio così. Bene, senti Stefano, direi che possiamo salutare la nostra padrona di casa, no? La mandiamo a casa, ma mi sembra giusto, mi sembra molto molto giusto. Ciao Silvia, grazie di essere stata con noi, ti aspettiamo qui in studio. Lo dico a tutti e due. Francesco fa un sunto, dice 1999 playout con il Foggia e l'anno dopo promosso in Serie B con l'Ascoli, 2007 playout col Teramo e l'anno dopo promossi in B col Taranto. A sto punto famoli sti playout, no, magari evitiamoli. Io dico anche no, comunque. Beh, io dico anche no, però. Diciamo anche no, hai ragione. Va bene, tutto il resto potrebbe andare bene, ma cerchiamo di evitarli se è possibile. Sì, perché poi andare, a parte che puoi anche benissimo vincere il playout, però pensare solo di dover parlare di Serie D un attimo, ho paura proprio nel vero senso della parola, per cui cerchiamo veramente di difendere questa categoria e basta. Concludo l'intervento come quando l'ho iniziato, bisogna vincere. Io faccio una battuta invece ironica e dico, se proprio dobbiamo fare una post season, tutto sommato meglio che facciamo i playoff, no? Invece sì. Dei playout. Magari, all'inizio della stagione avevamo anche pensato. L'avevamo assaporato questa. Sembrava quasi un gioco, voglio dire, sembrava una cosa quasi fatta e poi invece vedi di cosa stiamo parlando. Ovviamente sto scherzando, certo. Però va bene, bisogna tendere la mano a questa squadra. E quindi di conseguenza in questo momento anche alla società e guardare in positivo, guardare con positività, sì. In un momento bisogna un attimino stare con i piedi per terra e sperare di fare bene. Ecco, possiamo aggiungere una cosa allora, e giocare ogni partita come se fosse una finale playoff o una finale playout, se preferiamo, però come se fosse una finale, come dice anche giustamente nel suo comunicato Patron Tiong. Grazie Silvia, a presto. Grazie a voi e a presto, ci vediamo domenica intanto. Ok, ciao Silvia. Ciao a tutti, buona serata. Lasciamo Silvia Trillini, come dici tu, la padrona di casa, raffica velocissima di un po' di messaggi. Buonasera a tutti, secondo me si prendono troppi gol con la difesa 3, con questi difensori non sarebbe meglio rivedere il modulo tattico sempre forza con Luciano. E poi Fabio, direi di non essere del tutto pessimisti, mancano 14 partite di cui 3 con squadre a pari punti con noi in classifica, altre 4 contro 4 squadre dietro di noi, se saremo bravi ci sono punti per una buona salvezza. Ciao Fabian. E ancora Gianni, secondo me Paolucci è rinnovato perché non è stato piazzato al mercato gennaio, quindi gli abbiamo fatto il triennale. Vabbè, questa è una tua chiave di lettura, io spero che sia rimasto con noi per proseguire il cammino adesso, ma soprattutto pensando a quello che potrà essere l'anno prossimo, con la riforma del calcio a parte. Comunque è stato approvato quello sul calcio dilettantistico,
sulle novità. Anche in cerchiamo settore. Di occuparci però di quello professionistico. Sì, sì, che sì. No, no, per i giovani, scusa, il progetto Zoya, per quello che riguarda il, io ho detto settore dilettantistico, il settore giovanile, quindi per quello che riguarda appunto gli incentivi anche da quel punto di vista lì, per i vivai, quindi di quello che ci siamo occupati pochi minuti fa. A te la chiusa. Allora, intanto ricordiamo che Raffaele ha scritto: Colavito gioca con il 3-5-2 perché probabilmente vuole cercare almeno di pareggiarle tutte le partite per cercare di salvarci dai playout. Antonio, non è la stessa cosa però Silvia, l'organico della Juventus Next Gen è più forte di quello dell'Olbia. E poi c'è Nicola che dice: recuperare Prezioso non è un beneficio, stiamo parlando di un giocatore che ogni tre partite si fa espellere. E poi Antonio saluta Silvia. E sono finiti i messaggi leggere? Quelli da leggere, allora direi che ci siamo. Ci possiamo congedare, abbiamo come al solito un quarto d'ora. Guarda, di ritardo. C'è Massimiliano, che noi abbiamo criticato il mercato dei svincolati, e fa un ricordo. Comunque anche ricordo lui. Che tra gli svincolati prendiamo Anacleri, futilissimo per andare in B nell'era Schiavoni, ma io mi auguro, Massimiliano, che possa venire fuori dal cilindro di Micciola o dei suoi contatti un giocatore in grado di fare la differenza, me lo auguro. Nella realtà però sono un po' diffidente anch'io di questi giocatori che arrivano, che non si sa in che condizioni sono e magari ci mettono del tempo per entrare nei meccanismi di gioco di Colavito, ci mettono del tempo per entrare in condizione e forse facciamo prima a recuperare Deramo. Questo era il senso di quando ho detto prima Paolucci, ma anche Deramo, perché Deramo ancora non l'abbiamo visto, però è un giocatore di grande generosità, è un giocatore che non molla mai, è un giocatore che magari non la prossima partita, però più andiamo verso la fine del campionato e più mi aspetto da lui magari un apporto anche di quel senso di cattiveria agonistica indispensabile per giocare certe partite, magari anche soltanto nell'ultimo quarto d'ora, al quarto d'ora che però in tante occasioni, in tante circostanze può essere quello decisivo. Stefano, possiamo salutare il popolo biancorosso che è ancora all'ascolto e naturalmente ricordare l'appuntamento di venerdì con Ferdinando, sì. Vicini. Con Ferdinando Vicini, che sarà proprio la puntata dedicata a questo match casalingo, dove ricordiamo la prevendita già attiva, quindi c'è la possibilità di acquistare il biglietto se non siete abbonati per essere presenti e dare la carica al massimo ai nostri ragazzi, perché è importante che chi scende in campo senta, insomma, che il tifo è vicino, molto vicino. Troppo vicino. No, giustamente. No. Più vicino, vicino possibile. Più vicino, possibile. Visto anche che abbiamo parlato con l'assessore e vice sindaco Zinni la scorsa settimana, che ha parlato di ipotesi future, naturalmente tutte da valutare, di modifiche dello stadio per avvicinare il pubblico. E in questo caso la modifica ai campionati verrebbe in soccorso, perché appunto tra le varie cose ci sarebbe questo ammodernamento degli stadi. È simpatica la cosa, insomma, che dietro ci sia anche la richiesta dell'abolizione del divieto di pubblicità alle agenzie di scommesse. Dietro, insomma, sai, è come quando c'è il mille proroghe e poi dietro trovi certo. Che vengono inserite di tutto e di più. Vabbè, vedremo cosa succederà, come si evolverà questa richiesta. Grazie a Giuseppe Poli, il resto del Carlino che leggeremo, grazie agli intervenuti di oggi, Paolino Giampaoli, Peppe Di Giovanni di Sky, Lorenzo Bilò Under 17 Ancona, ringraziamo l'Ancona per averci messo a disposizione un suo tesserato tecnico, e in conclusione a Silvia Trillini. Non salutiamo invece Cristian Camilletti, visto che avete scritto che fine ha fatto Cristian. Non lo salutiamo, però purtroppo per voi vi dico che lunedì sarà qui. Questo è andato di fatto. Ce lo becchiamo lunedì. Grazie ancora Giuseppe. Buona serata a tutti. Punto Biancorosso. Il programma è stato offerto da Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici.
In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio. E primo. Punto Biancorosso. We'll be right back.